Buonasera a tutti i telespettatori di Toscana Sprint per la prima cronasquadra della Val di Nievole che si svolge a Monsummano Terme in provincia di Pistoia, una gara per la categoria Juniores che vale anche per il campionato toscano a squadre proprio della categoria, organizzata dal Velo Club Monsummanese 1992, un percorso di 22 km 150 metri che si snoda tra due province, la provincia di Firenze perché che riguarda la parte verso Stabia e la provincia di Pistoia per la partenza e l'arrivo proprio a Monsummano Terme. Un percorso che non ha difficoltà altimetriche, molte difficoltà altimetriche, un percorso piatto, a parte qualche, come si dice in gergo, salitella o strappettino, però è un percorso da cronomen puri, diciamo, come si dice in gergo. Tante le formazioni che hanno preso il via a questa gara, che hanno deciso di prendere il via, anche extra regionali come l'Angelo Gomme Villadose che porta due formazioni alla partenza di questa gara. Siamo con le immagini ora al registro rapporti con la formazione della Big Hunter Seanese, la formazione B partirà per prime, tutte le formazioni B partiranno prime, tranne due formazioni, la formazione del team Pieri Calamai che ha una sola formazione e la formazione del team Mamma e Papà Fanini Livorno che ha solo una formazione. Con le immagini siamo invece sulla partenza della prima formazione, l'Angelo Gomme Villadose B, che ha con il numero 60 Redeghieri Alessandro, Marziani Riccardo, Gelati Giacomo e Panizza Matteo, una formazione, ricordiamolo, extra regionale. Eccoli qui, la partenza ufficiale della prima squadra, l'Angelo Gomme Villadose, che pensate, basti pensare che per fare 22 km e 150 metri su un percorso relativamente piatto hanno impiegato il percorso in 30 minuti e 20 secondi. Siamo con le immagini invece con la Big Hunter Seanese, sempre formazione B. Qui gli atleti sono con il numero 56 Galligani Leonardo, con il numero 55 Angiolini Bernardo, con il 54 Venuti Gabriele e con il 53 Rettori Dario, tutti del primo anno, ma una formazione comunque molto, diciamo, competitiva. Eccola qui la partenza della formazione pratese Big Hunter Seanese, formazione B. Anche loro per percorrere 22 km e 150 metri hanno impiegato un tempo di 30 minuti e 50, 30 secondi in più dell'Angelo Gomme Villadose. Ed eccoli qui con la formazione della PT Shoes Ciclista Day, formazione B. Eccolo qui che andiamo con le immagini anche in movimento. Qui, qui gli atleti sono con il 52 Poliari Leonardo, con il 51 Seghetti Andrea, con il 50 Morelli Filippo e con il 49 Moroni Matteo. Dobbiamo dire che alla formazione della PT Shoes manca forse l'atleta di riferimento, l'atleta che è giunto anche terzo al campionato italiano a cronometro l'anno scorso, quel Josué Crescioli che forse poteva fare la differenza oggi, a una formazione forte già di suo, ma che con lui avrebbe acquisito ancora di più potenza. Josué Crescioli, con le immagini vediamo, scorrono molto veloci gli atleti, mani basse, una posizione molto aerodinamica per loro, mani basse, testa bassa, il vento che c'è, non è che non manca in questa gara. Vediamo come scorrono, tendono a girare, bisogna, ricordiamo, anche dosare le forze perché per non arrivare in fondo troppo stanchi e soprattutto di non perdere troppi elementi per la strada, perché ricordiamolo, il tempo viene preso sul terzo corridore. Con le immagini passiamo invece con la formazione dietro, la Fosco Bessi Calenzano, formazione B, che ha con il numero 48 Pozzolini Tommaso, con il 47 Betacchi Matteo, col 46 Benedetti Mattia e col 45 Senesi Tommaso. Ricordiamo che la formazione della PT Shoes Ciclista Day formazione B ci ha messo 31 minuti e 07 secondi per fare i 22 km e 150 metri. Qui le immagini, siamo sempre sulla formazione di Calenzano, la Fosco Bessi, che ha un buon ritmo, loro addirittura qualche atleta porta anche questa, diciamo, tradizione delle appendici, con il numero 48 che è Pozzolini Tommaso, che ha le appendici sulla bicicletta da strada per essere magari più aerodinamico. Anche i caschi, lo ricordiamo, non sono come quelli da strada ma servono proprio quelli regolamentari da cronometro. Lo vediamo come scorrono qui, i tempi, diciamo, sono molto più lunghi, i tempi di tiratura. Il numero 46 Benedetti è rimasto molto più a lungo rispetto, come abbiamo visto, alla Ciclita Day, che provava con a girare, cercheranno di provare a risparmiare le forze. Lo ricordiamo, un cronometro bisogna saperle dosare già quando si è soli, figurarsi quando si è in quattro atleti, i compagni di squadra
devono andare tutti regolari. Ed eccola qui con una delle formazioni, diciamo, più rappresentative e più anche favorite di questa cronometro, il team Franco Ballerini 2C formazione B. Lo ricordiamo, la Bessi di Calenzano, ricordiamo il tempo che ha segnato, 30 minuti e 34 secondi per fare i 22 km, mentre invece la formazione della Ballerini, che porta con la formazione B Perazzolo Tommaso, Budei Denis, Malucchi Fabio e Conti Federico, lo vediamo, scorrono molto bene, per loro, anche per loro qualche atleta ha portato la tradizione delle appendici sulla bicicletta da strada, anche se molte squadre preferiscono usare solo e soltanto la bicicletta tradizionale da strada, però qualcuno predilige la forma più aerodinamica per dare più aerodinamicità alla sua prova. Vediamo che i tempi sono molto più lunghi anche qui di tiratura, il numero 44, si tratta di Perazzolo Tommaso, è rimasto molto più a lungo davanti, mentre invece ecco che ora passa davanti il numero 42, Malucchi Fabio. Le biciclette, lo ricordiamo, sono le KTM, un'innovazione di questo sport, visto che sono arrivati da ora dall'iMoto, sono arrivate anche alle biciclette. Eccoli qui, i caschi tradizionali da crono, posizione sempre a mani basse, a parte il numero 44 che ha appena passato il testimone Perazzolo Tommaso. La formazione del team Franco Ballerini ha fatto segnare il miglior tempo provvisorio dopo essere passate 4 squadre, con il tempo di 29 minuti e 50 secondi è stato il loro tempo all'arrivo per percorrere i 22 km e i 150 metri del percorso che si snoda tra Monsummano Terme e Stabia. Con le immagini invece siamo con la formazione di Firenze, di team Pieri Calamai, che annovera tra le sue file il numero 40 Targioni Andrea, con il numero 39 Rastelli Giovanni, con il numero 38 Cerri Filippo e con il numero 37 Magrini Matteo. Siamo sulla strada che porta da Monsummano Terme, porta a Castelmartini e poi giù verso Stabia per tornare indietro verso Monsummano. Anche qui, come vediamo, gli atleti non tendono a girare ancora, continuano con tirature molto lunghe per cercare di far risparmiare anche energia ai propri compagni. Lo ricordiamolo per l'ennesima volta, il tempo viene preso sul terzo membro della formazione, quindi bisogna che i ragazzi siano bravi a sapere arrivare almeno in tre all'arrivo, perché se no il tempo continua a scorrere fino a che il terzo membro della formazione non arriva. Gli atleti della Pieri Calamai ora stanno continuando a fare un buon lavoro, davanti ora c'è il numero 38 Cerri Filippo, che ha passato il testimone a Magrini Matteo, con il numero 37 sembra forse quello messo meglio per una prova contro il tempo rispetto ai più esili della formazione, Rastelli e gli altri. Eccolo qui lo svincolo per andare verso Castelmartini, si continua questa prova, lo ricordiamo, queste sono zone in cui si allenava anche un ragazzo che era bravissimo a cronometro, un certo Anthony Orzani, che è stato anche campione italiano a cronometro negli juniores. Con le immagini siamo passati alla squadra extra regionale Work Service Brenta, con il numero 36 Garzara Mattia, al 35 l'ex campione italiano allievi Paties Montagnier Eric, Cao Marco, e con il numero 33 Pase Cristian Danilo, una formazione tra le più annoverate, perché lo ricordiamo, la Work Service, la formazione toscana, la Romagnano, è una delle più potenti a livello anche italiano. Vogliamo dire che ci siamo dimenticati di dare il tempo del team Pieri Calamai all'arrivo, 30 minuti e 44 secondi il loro tempo, non male per la formazione di Firenze. Qui siamo alla rotonda che porta proprio verso il cimitero e allo Zampellotto di Castelmartini, siamo già nel comune di Larciano, zona di ciclisti, come viene detta in gergo, Larciano, Monsummano e Castelmartini. Eccoli qui le immagini con l'ultimo della fila, il numero 33, si tratta di Pase Cristian, davanti a tutti invece c'è il numero 35, l'ex campione italiano allievi Paties Montagnier Eric, uno veramente che l'anno scorso ha saputo fare la differenza. Ed eccolo qui, una delle poche, diciamo, difficoltà, se possiamo dire, altimetriche del percorso, lo Zampellotto, diciamo così, di Castelmartini, che porta le squadre verso Stabia e verso la provincia di Firenze. Si attraversa, ricordiamo, due province, la provincia di Pistoia e la provincia di Firenze. Con le immagini siamo subito sull'unica formazione del team Mamma e Papà Fanini Livorno,
con il numero 32 abbiamo visto ora a Puzza Alberto, davanti a lui abbiamo il 31 Tognarelli Leonardo, il 30 con Casati Andrea e il 29 che è davanti a tutti a fare l'andatura momentaneamente, Fiumalbi Mattia. Una formazione che ha solo questa rispetto alle altre formazioni come la Bigante, la PT Shoes, la Work Service, che porta due formazioni, loro come il team Pieri Calamai porta solo una formazione alla partenza di questa gara. Molte le persone durante il percorso ad incitare i vari atleti, i vari ragazzi che si vanno ad impegnare per conquistare queste quattro maglie di campione toscano, campione regionale toscano a cronometro a squadre. Vediamo, c'è anche qui delle tirature molto lunghe, non si tende a girare ancora anche perché è dopo che bisogna fare la differenza, sul primo tratto del percorso bisogna cercare di andare regolari, gestire le forze per dare tutto nella seconda parte per cercare, ecco, vediamo l'incrocio con un'altra formazione, la Bessi, che sta tornando indietro verso l'arrivo. Ricordiamo il tempo delle due formazioni che abbiamo visto ora, intanto ci siamo sulle immagini sulla Bigante Sianese formazione A, la Work Service Brent ha fatto segnare il miglior tempo momentaneo con 29 minuti e 34 e il team Mamma Papà Fanini Livorno 31 minuti e 41 secondi. Con le immagini siamo sulla formazione A della Bigante Sianese che ha in Peschi Lorenzo, terzo classificato l'anno scorso al campionato italiano allievi, Veneziano Mattia, Quaglietti Daniel e Nieri Alessio gli atleti forti. Qui vediamo sempre la loro forma, sempre aerodinamica, mani basse, non si va mai, non abbiamo mai visto un atleta o un ragazzo con le mani alte sulle manopole, anche perché non è tradizione di usare la posizione alta ma solo la posizione bassa. Ed eccolo il secondo, diciamo così, vero strappetto di giornata, se così possiamo dire. Non è una difficoltà altimetrica molto elevata, però può fare del male, bisogna sapersi gestire, lo ricordiamolo. In ultima posizione vediamo con il numero 27 Veneziano Mattia, ed eccolo qui, sono rimasti già in tre gli atleti della Bessi di Calenzano formazione A, c'è il numero 23 Magli Lorenzo, abbiamo il numero 21 Bigalli Samuele e il numero 24 Giannini Salvatore. Manca invece Colancione Daniele, che sembra aver perso già le ruote o aver avuto un guasto meccanico durante il percorso. A questo punto ci viene da pensare, anche loro sono sullo strappetto che porta da Castelmartini, porta direttamente a Stabia per poi, ripetiamo, tornare indietro. Continuano a girare anche sulla salita a mani basse per il portacolori della Fosco Bessi, il numero 24 Giannini, che continua a tenere, le mette su ora, il numero 21 sembrano quasi intendersi con lo sguardo i ragazzi della Bessi, come a capire che ora sono in tre e devono arrivare tutti e tre all'arrivo, nessuno deve perdere le ruote perché, ricordiamolo, il tempo viene dato sul terzo membro. E con le immagini siamo invece sulla formazione dell'Angelo Villadose Gomme formazione A. Ricordiamo i tempi delle formazioni prima, ovvero la Bigante Sianese formazione A ha fatto segnare il miglior tempo su tutti, 29 minuti e 19 secondi, mentre la Bessi ha fatto segnare 30 minuti e 20 secondi, la Bessi Calenzano formazione A. Con le immagini, ripetiamolo, siamo con la formazione dell'Angelo Gomme Villadose A, che lo vediamo, lo portano dei caschi Carrera come caschi per la cronometro. La bicicletta è una Specialized, una delle più forti nel campo marketing delle biciclette, ormai storico il marchio della Specialized, della formazione, ricordiamo, extra regionale. Fa piacere vedere che anche le squadre extra regionali hanno deciso di portare la loro forza qui. Con le immagini siamo sul percorso che sta andando verso Stabia, stiamo per andare nella provincia di Firenze, anche qui invece sono ancora quattro gli atleti con, questa formazione a Cajamini Sebastian, Masiera Andrea, Boselli Emanuele e Rosignoli Giacomo, e all'arrivo hanno fatto segnare il secondo tempo l'Angelo Gomme Villadose A con 29 minuti e 27 secondi. E siamo sulla formazione A con le immagini della PT Shoes Ciclitaddei, lo ricordiamolo, viene a mancare l'atleta forse numero uno, l'atleta di riferimento, l'atleta più forte per questa prova oltre che quella su strada, ovvero Giosuè Crescioli, avrebbe dato un grande aiuto ai suoi compagni. Siamo sullo strappo che porta verso Stabia invece con loro, e in questa formazione che ha Del Corso Gabriele, uno dei più vincenti l'anno scorso nella categoria allievi, ha vinto anche uno dei più prestigiosi trofei, il trofeo Carlo Alberto Pellegrini il 15 d'agosto scorso, Bartolucci Dario un altro primo anno, Bernacchioni Mattia e Franchini Francesco sono gli atleti da PT Shoes Ciclitaddei
lo ricordiamolo, si sono incrociati ora invece con la formazione della Fosco Bessi, che sta tornando già verso l'arrivo, mentre loro sono solo a metà del loro traguardo, del loro percorso. Vediamo la gente che incita questi ragazzi, questi atleti, lo ripetiamo, è una prova questa che è interamente piatta, a parte lo strappetto che abbiamo appena preso. Eccolo il cambio dato dal numero 14 Bernacchioni Mattia al numero 16 che è del corso Gabriele, tutti atleti ben dotati. Del corso è anche un buon passista, può fare bene, può dare una grandissima mano ai suoi compagni di squadra. Vediamo qui, ora stanno per scollinare per andare verso Stabia e tornare indietro all'arrivo. Il loro tempo della PT Shoes Cicli Taddei formazione A all'arrivo è stato di 30 minuti e 20 secondi per percorrere i 22 km e 150 metri che si sono snodati tra le due province. Lo ricordiamo ancora, ricordiamo anche gli sponsor tecnici di questa gara, come ad esempio Cicli Banzai, che è uno dei sponsor più forti di questa formazione, Gigliotti Sins delle macchine tessili, ricordiamolo anche Nencini Sport, la Conad di Monsummano Terme. Mentre invece siamo sulle immagini con la seconda formazione della Work Service, la formazione regionale toscana, la Work Service Romagnano, che ha in Pisani Alessio, Fiaschi Matteo, uno dei più interessanti profili, già convocato anche in nazionale nella preselezione dal commissario tecnico Davide Cassani, coordinatore delle nazionali Davide Cassani, insieme a lui è compagno di squadra Gimignani Samuele, anche lui qui l'anno scorso secondo nella classifica regionale, e Corsini Tommaso, anche lui primo anno, tre primi anni interessanti, due nazionali come abbiamo già detto nell'ambito della nazionale, Fiaschi Matteo e Gimignani Samuele, una delle formazioni diciamo che alla partenza erano tra le favorite. Il numero 9 lo vediamo ora, Gimignani Samuele, molto più piccolo rispetto agli altri, al numero 12 Pisani Alessio, con il numero 10 vediamo Corsini Tommaso, anche lui di corporatura esile, anche se quello magari più esile come fisico è proprio il corridore, ex corridore dell'Aquila Ganzaroli, ovvero ex corridore dell'Aquila, scusate, Gimignani Samuele, con il numero 11 lo vediamo ora, ha dato il cambio Matteo Fiaschi, lui proveniente invece dalla San Cascianese, e con le immagini invece eccoci qui sull'ammiraglia guidata da Tiziana Antonini, vuol dire che è il gruppo sportivo Stabia Ciclismo che sta arrivando nelle proprie zone, nelle zone di casa, perché Stabia è la loro casa. Stanno scendendo ora per andare proprio nel comune di Stabia. L'ultimo in posizione è Arzilli Gabriele, uno degli atleti più interessanti, vincitore la scorsa settimana proprio sul percorso di casa. Davanti a lui troviamo con il numero 7 Venturini Alessandro, poi c'è Cappelli Alessandro e Regnanti Matteo è il numero 6, una delle formazioni, forse la formazione insieme al team Franco Ballerini, formazione A, favorite per questa gara. Lo ripetiamo, uno dei direttori sportivi più esperti in ammiraglia, Tiziana Antonini, che ha il figlio Simone Antonini tra i professionisti, ormai da anni e da anni porta ragazzi a cronometro con discreti risultati. In ultima posizione ora si è portato Regnanti Matteo, lo ricordiamo, l'abbiamo detto prima, di Arzilli Gabriele, vincitore la scorsa settimana, vincitore l'anno scorso negli allievi della prestigiosissima Pisa Volterra. Ed eccoci qui, siamo già dal passaggio di Stabia, e basti pensare che lo Stabia all'intertempo aveva il miglior intertempo, 14 minuti e 17 all'intertempo, faceva segnare il miglior intertempo anche rispetto all'Angelo Gomme Villadosi, che aveva un tempo di 14:30 all'intertempo. Quindi grandissima prova per ora per gli uomini guidati da Tiziano Antonini, che girano ora lì a Stabia per andare verso lo stabilimento dell'Anieri Lupi, che è ormai marchio storico a Stabia e dintorni. Eccolo qui il dirizzone, su questo dirizzone c'è anche un arrivo di una corsa ciclistica, eccole qui con le immagini. Con le immagini siamo già all'arrivo dello Stabia, che ora ha perso un elemento è rimasto più indietro. Eccolo qui l'arrivo, sono rimasti solo in tre gli atleti che vanno a sprintare, bisogna dare tutto ora bisogna dare, ed eccolo qui l'arrivo dello Stabia che fa segnare 29 minuti spaccati, ed è il miglior tempo
ma eccola qui la formazione che può dar fastidio allo Stabia Ciclismo, la formazione diretta da Davide Lenzi, team Franco Ballerini, un nome sempre lì e una dedica speciale sulla maglia, merci Roubaix, per ricordare quello che era Franco Ballerini, le sue pietre e tutto. Questa formazione è nata tantissimi anni fa e che quest'anno ha anche una formazione under 23. Qui c'è un atleta su tutti tra i favoriti, Butteroni Gregorio, che l'anno scorso è stato primo nella regionale, campione toscano, vinto diverse gare anche extra regionali, e quest'anno ha in forza la formazione pistoiese. Ricordiamo l'intertempo della formazione della Franco Ballerini, 14:11, 6 secondi di vantaggio sullo Stabia Ciclismo, quindi vuol dire che le cose stanno andando tutte bene alla formazione della provincia di Pistoia, e che vuol dire che sarà un testa a testa tra il gruppo sportivo Stabia Ciclismo e il team Franco Ballerini 2C. Qui siamo tra le zone di Stabia, lo rivediamo in fondo, la scritta Antonio Lupi, che è lo stabilimento, ed eccolo qui con le immagini, siamo già all'arrivo, sono sempre in quattro, uno magari anche qui più staccato, stanno andando a sprintare per dare tutto, perché c'erano solo 6 secondi dividevano le due formazioni della Franco Ballerini e lo Stabia Ciclismo. Eccolo qui, vanno a chiudere e il tempo è incredibile, non solo 6 secondi, gli hanno mangiato altri secondi, sono 28 minuti e 31 il tempo della team Franco Ballerini, vuol dire che gli hanno dato ben 29 secondi, sono andati veramente fortissimo nella seconda parte il team Franco Ballerini. Lo Stabia è calato forse un po' sicuramente, ma è anche merito della formazione di Pistoia, che ha dato con un tempo di 28 minuti e 31 secondi il miglior tempo davanti al gruppo sportivo Stabia, che ha fatto segnare esattamente 29 staccati. Poi la Big Hunter, che ha fatto segnare 29 minuti e 19, Big Hunter formazione A, l'Angelo Gomme, Villadose A formazione con 29 minuti e 20 e 28, la Work Service Brenta quinta con 29 e minuti e 35 secondi, sesta la Work Service Romagnano con 29 minuti e 36, settimo il team Franco Ballerini 2C, formazione B con 29 minuti e 51 secondi, ottava la Fosco Bessi Calenzano, formazione A con 30 minuti e 21 secondi, nona formazione per l'Angelo Gomme Villadose, formazione B con 30 minuti e 21 secondi, e decima la formazione della PT Shoes Cicli Taddei, formazione A con 30 minuti e 21 secondi. Allora il podio è Franco Ballerini 2C, formazione A, Stabia Ciclismo, e la Big Hunter Seanese, formazione A. E adesso possiamo andare alle interviste di rito ai protagonisti e a quelli che sono stati forse più forti, ovvero il team Franco Ballerini. Davide Lenzi, direttore sportivo della team Franco Ballerini, mancava solo la vittoria in questo inizio 2019, visto i vari risultati nelle altre corse. Oggi in una gara insolita a cronometro ce l'avete fatta. Sì, ce l'abbiamo fatta, è vero, mancava la vittoria, ci dovevamo un po' affinare perché siamo andati forti in queste prime due gare, però abbiamo corso male, è fatto nostra colpa, mea culpa, e oggi abbiamo chiesto ai ragazzi, essendo una prova di squadra, di dimostrare veramente il loro valore, e penso l'abbiamo fatto nel miglior modo possibile. E con l'occasione voglio dedicarla a loro, perché se la strameritano, a chi c'era nella A, a chi era nella B, a chi non era a partecipare con Tiberi, che era convocato con la nazionale alla Grand Wevelgem, e con gli altri due ragazzi che riposavano. A loro come squadra e alla mia squadra, che perché dietro di me c'è un lavoro enorme. E questa vittoria va a Samuele, a Alessio e a Rocco, perché con loro è che con loro che siamo riusciti a creare tutto questo. Un nome sulla maglia stampato forte, Franco Ballerini, siete riusciti in pochi anni a trasformarvi in una delle formazioni di riferimento del circuito italiano, non solo toscano. Oggi in una prova che era difficile, perché in una specialità che è difficile da trovare, ce l'avete fatta. Sì, hai detto bene, io tutte le volte che salgo sull'ammiraglia mi vengono i brividi, e penso che sia... Cioè, non voglio dire che è una cosa normale, però quello che ha lasciato Franco è qualcosa di indescrivibile. E mettermi questa maglia da direttore sportivo e vederla indossare ai miei ragazzi, tuttora mi riviene la pelle d'oca, quindi cerchiamo di rendergli omaggio. È per quello anche che ero un po' deluso nella prima parte delle prime due gare, perché
Franco ci ha sempre insegnato a correre bene, poi veniva anche il risultato, è quello che si cercano di trasmettere a questi ragazzi. Tiziano Antonini, direttore sportivo del gruppo sportivo Stabia Ciclismo, ormai è una vita che sei dietro a questi ragazzi, ai ragazzi dello Stabia. Oggi è mancato un pizzico di fortuna magari anche per arrivare a quel titolo? No, va bene, credo non è la fortuna, perché ci è andato tutto bene, noi siamo, si è fatto tutto, i ragazzi sono stati perfetti, è merito della Valerini che sono andati più forti di noi. Io mi ritengo più che soddisfatto, perché me l'avessi detto prima di fare questo risultato, non l'abbiamo preparata al 100%, perché c'è la scuola, c'è tante cose, sicché va bene così. Anche perché è una specialità insolita, perché si trascura molte volte nelle categorie giovanili questa prova. Sì, infatti viene trascurata, a me mi piace moltissimo perché l'ho sempre fatta, questo cronometro, però magari ritengo che venga infatti appena finita la scuola, che i ragazzi sono più liberi, io ce l'ho troppo distanti, è difficile metterli insieme, e poi adesso chi ha molti impegni, insomma, ti ho detto, sono molto soddisfatto, che non pensavo di fare questo risultato. Con Alessandro Dolfi della struttura tecnica regionale, allora oggi tra la mattina con la categoria amatoriali, il pomeriggio con le categorie invece juniores, abbiamo visto il Veloclub Monsumanese impegnato a far crescere questa attività a cronometro. Sì, certamente bisogna ringraziare il Veloclub Monsumanese, la persona di Bettacini, che si è impegnato e è riuscita una bella manifestazione. Una manifestazione in cui da tempo era un po' dimenticata, ma ora sta riprendendo, e quindi anche noi, tramite anche il Comitato regionale, premiamo queste società che intendono fare questo tipo di specialità, che diciamo così era stata un po' abbandonata, ma ora sta riprendendo, e anche oggi è riuscita una bellissima manifestazione. Del Balio Giancarlo, vicepresidente del comitato regionale, allora oggi in federazione si è parlato tante volte del cronometro, oggi una giornata che ha ricordato ancora di più l'importanza di far crescere questa attività. Sì, indiscutibilmente le cronometre erano state un po' trascurate negli anni passati, ma ci abbiamo anche come comitato regionale lavorato abbastanza perché si tornasse a fare questo tipo di attività, sia le cronometre individuali che le cronometre a squadre. Prendiamo atto con soddisfazione che alcune società, in questo caso il Veloclub Monsumanese, si sono dichiarate disponibili a questo tipo di organizzazione, e questo è molto importante perché è una parte del ciclismo che non si può assolutamente trascurare. Anche perché c'era in palio, per quello che riguarda il pomeriggio, la categoria juniores, la maglia di campione regionale. Sì, e vedo che le formazioni nostre sono venute tutte e quasi tutte con i loro elementi migliori, quindi hanno reso pieno onore a questo campionato. La prova è stata vinta da una squadra molto forte con degli ottimi elementi, visto che c'era anche pubblico, è stata seguita, quindi è sicuramente un successo. Fabrizio Bruni, uno degli organizzatori di questa giornata della crono, diciamo, la mattina la terza crona squadre categorie amatoriali, il pomeriggio invece la prima crono a squadre degli juniores, che c'è anche in ballo, c'era in ballo la maglia di campione regionale. Sì, effettivamente stamattina è stata una corsa amatoriale veramente combattuta. Una bella corsa secondo noi, parlando anche con le varie squadre, avendo cambiato anche il percorso quest'anno, sono rimasti veramente soddisfatti del percorso nuovo, un po' più da vero cronoman, diciamo è andata bene, ecco, siamo rimasti contenti. Un percorso che si snodava tra due province, la provincia di Pistoia qui a Monsummano, la provincia di Firenze per Stabia e Fucecchi, un percorso di 34 km però interamente dedicato alla crono, alla posizione proprio. Sì, effettivamente sì, specialmente dopo l'abitato di Stabia, che siamo già in provincia di Firenze, ci sono 7 km per arrivare a Fucecchio, veramente dritti, veramente pianeggianti, dove gli amatori hanno dato il massimo che potevano dare. Non per niente chi ha vinto con una media di quasi 52 km orari. Mentre il pomeriggio questa crono dedicata agli juniores, con in ballo anche la maglia di campione regionale, è una, diciamo così, una cosa che inorgoglisce ancora di più chi organizza.
Sì, diciamo che è stata un'idea nostra, di quella di provare a fare il campionato toscano juniores. È un impegno, diciamo, non indifferente, però insomma grazie ai collaboratori, grazie agli sponsor, grazie a tutti è venuta fuori una bella manifestazione, secondo noi organizzata bene e con il massimo che si poteva dare per oggi.